Eccolo Enzino! Guardali che applausi che ti fanno, guardali. Dove sei? Eccoti. Grazie. Sono qua. Mi senti? Molto bene, forte e chiaro. Bene, allora volevo farti i complimenti perché ho saputo, mi hai fatto vedere i tuoi dati di ascolto e tu fai più ascolto di Mario Giordano su Rete 4, ricordo. Ma veramente? No! Certo, chi vuoi che lo guarda Mario Giordano? Tu fai un sacco di ascolto nei suoi confronti, pensa che loro lo pagano. No, io qua no, qua faccio regia da solo, sono io e basta con i miei tastini. Ma lo so che tu sei un genio del web, lo so, mi hai aiutato anche tante volte, tu lo sai. Schiaccio io delle cose qua. Non ho il cellulare in macchina, ma viaggio con la cabina telefonica attaccata al baule dietro. Senti, però sei, come dire, una risorsa anche per internet, perché tu non lo sai, ma in realtà, oltre a essere un po' dappertutto anche su internet, perché non serve volerci essere per esserci, e quindi hai un mucchio di fan, un mucchio di gente che ti ama, e sei amatissimo. Io che ti conosco di persona so anche il perché, perché tu sei analogico, ma l'analogico è quella parte importante anche del digitale, perché alla fine dietro tutta questa tecnologia ci sono delle persone. E quindi tutta la tua umanità, che è indiscutibile, riconosciuta, e io ho avuto modo appunto di sentirla proprio battere nel cuore, e arriva, mi spiace, sei su internet, mi spiace. No, ma io sono contento se mi mettete voi con bontà, ma quando mi mettono con delle stronzate magari mi piacerebbe anche starne fuori, devo dirti la verità, però no, ma dai il mondo va così, sì. Io sono un analogico di natura, nato nell'analogia per eccellenza, però, ma quindi... allora mi racconti un aneddoto così di quelli che hai avuto con le digitali, i telefoni, cioè qualcosa per cui dici basta, non ne posso più. Cioè, quando è che hai detto non ne posso più? Sono sicuro che c'è stato un momento. Quando? Dai, sono sicuro. Allora, quando è uscito il primo telefonino, credo intorno al 90, no? Grosso modo, 90-91. 1990, Italia dissi, 90. Esatto, io dissi non comprerò mai quella cosa lì, perché io mi fermo a telefonare. Voglio telefonare da casa, non li comprerò mai. Dopo una settimana l'ho comprato e tutti mi prendevano in giro. E naturalmente l'unico problema che ho io con i touch adesso è che ho il pollice grosso, non so se si vede, un pollice larghissimo e lunghissimo. Io come schiaccio un tasto ne schiaccio quattro. E quindi già aver fatto questo collegamento con te per me è un miracolo, non so se hai capito, però davvero tu mi hai semplificato molto le cose, perché sai in quanti mi chiedono i collegamenti e non ci riescono, perché io non sono capace, cazzo, non sono capace. Però di la verità, questa volta, come ti potevi aspettare giustamente da MCC conoscendomi, è stato un tasto, di la verità è un tasto, hai cliccato, puff, dentro, senza login, senza qua, senza là, puff. Bravo, allora io mi dico, perché non facciamo tutti così, che io mi collego con tutto il mondo, invece no, mi mandano delle robe dove bisogna iscriversi là, no, io c'ho troppo paura ragazzi, troppo paura. Diciamoglielo, basta, bisogna che... Sono antichi, sono indietro, quindi perché essere, come dire, a volte non serve essere super tecnologici, bisogna fare le cose semplici, quelle che vanno. La tecnologia deve servire a noi umani, o no? E che cavoli? Io sono d'accordo su quello che dici, guai se non ci fosse la tecnologia. Poi mi piacerebbe che fosse tutta buona, come la tua tecnologia. Purtroppo poi c'è gente che la manipola e già quando sento dire dark web io mi sono quasi spaventato, ho abbassato il volume,
Hai messo i bambini a letto col dark web? Dungeon, no, hai ragione. Ma io infatti sono qua apposta per cercare di. Perché uno pensa a me e dice sei super tecnologico. Invece tu lo sai, sì, ma c'è l'umano davanti, quindi alla fine cerco di aiutare gli umani, mica la tecnologia. Gli umani ad avere a che fare nel modo giusto con sta roba. Infatti tu fai un servizio pubblico, cioè che dovrebbe fare lo Stato nei confronti dei propri cittadini che pagano le tasse. Purtroppo non c'è, neanche a scuola non c'è un servizio così. Io lo vedo dai miei nipoti che ti seguono a te, per dire, ma a scuola non hanno una lezione di informatica piuttosto che come usare il web in un certo modo, eccetera. Tu lo fai bene a striscia, lo fai benissimo, e infatti quando arrivi tu, diciamo che po, 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 si va. No, vabbè, dai, vabbè, non è vero. A Senti, parte le sono tutti camicie di bravissimi. tua mamma, Ah, che belle le camicie, infatti, che belle. Ma tu sai che nessuno, cioè il mio scarpe. cognome non se lo ricorda nessuno, fanno un casino pazzesco. Ma grazie alle camicie e alle scarpe, perché tu ovviamente sei un genio della comunicazione di massa della televisione, sai, qua parlo un po' più tecnico, e tu hai detto, aspetta che ci penso io, Marchino, so io qua come fare. Le camicie, le scarpe, mo chi se lo dimentica più? Sì, un po' se lo sbagliano, ma fa niente, insomma, non se lo dimenticano. Senti, allora, Beh, a ma me è venuta guarda, no, un'idea, vai, 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 vai. ti dicevo, a me mi hanno chiamato Iannuzzi fino all'anno scorso, non ti preoccupare. Addio, senti, volevo dirti, adesso questa cosa del tasto, del ditone, quando ci vediamo che tu andrai nelle tue campagne adorate, io passerò a trovarti sicuramente quest'estate, il Ti aspetto. ditone ti risolvo, grazie, ma ogni volta che vengo c'è una festa, non so come sei troppo buono, sì. Però vabbè, infatti tutti ti amano anche in famiglia, lo sai che Leo, eccetera, adesso arriverà, ti porterò anche Mario la prossima volta. E quindi ho già un'idea di come risolvere il ditone, ce l'ho già qua. Devo avere il tuo telefono in mano e tac, così schiaccerai un tasto alla volta e basta. Io non vedo l'ora che tu me lo insegnerai quando passerai a trovarmi, solo se verrai con la macchina, perché voi non lo sapete, amici, ma Marco c'ha una macchina di fustagno. Cioè, veramente i miei nipotini sono rimasti sbalorditi perché lui ha posteggiato nel giardino e sono andati là a toccare sta macchina e era come toccare il velluto, E io ho detto, ma questo è un finto velluto, bimbi, è fustagno. Ricordatevi, È un MCC matto. è un italiano, non può avere, è un po' tamarro come gli Io italiani. sì, mi piace Scusa tantissimo. niente, eh. Un po' di tamarraggine comunque mantiene un po' vivi, no? Perché poi io vivo in Inghilterra, qua quelli fighi sono veramente fighi, cioè sono seri, sono belli, sono perfetti, però troppo, cioè un po' di tamarraggine mantiene, cioè, un po' di così, un po' di condimento che ci vuole sempre, dai. Senti, allora, vai, No, volevo dire che poi, tra l'altro, agli amici che ci stanno ascoltando, Marco spende un sacco di soldi quando fa un gibollino, perché non porta la macchina in carrozzeria, la porta dal sarto, perché gli deve tappezzare il coso col fustagno nero, hai capito? E non è difficile da trovare il fustagno nero, eh. dallo stilista la porto, dico, guarda, purtroppo devo portare lo stilista, mi deve la sarta, sai. Senti, allora tu hai fatto un libro, ma siccome tu sei Enzo Iacchetti, non è che sei acchiappone a de acchiapponis, e quindi hai fatto questo libro che si chiama, non è un libro, faccio vedere la slide, tac, eccola qua, ok, non è un libro, che ha due caratteristiche pazzesche, le dico io, le dici tu, 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 le dico io, le dici tu. Le dici tu. Ma direi tu che sembra, se no mi auto, Vai. non me l'aspettavo questa cosa. Vai, le dico io allora. Sono una che è gratuito. Due, che tutti i soldi, dimmi se dico stupidaggine. Due, che tutti i soldi di questo libro vanno alla Croce Rossa. Ah, c'è la terza. Che non si può comprare. E questa però la devi spiegare tu, però. La devi spiegare tu. È semplice. Intanto non è un libro, e quindi
è una raccolta di pensieri fatti durante il lockdown, e i pensieri non si pagano, come faccio a far pagare i pensieri? Siccome io abito vicino a un ospedale, durante la prima parte del lockdown le sirene delle ambulanze mi hanno fatto passare notti insonni, allora ho detto raccolgo questi pensieri, li metto in un libro che si legge in un quarto d'ora, che è questo che state vedendo, e poi uno lo paga da 70 centesimi, che non è proprio gratis, il costo della stampa è 70 centesimi, se uno c'ha solo 70 centesimi lo compra, ma da chi lo compra? Da me, perché sono io che porto in giro il libro durante l'estate nelle più belle città italiane, laddove la Croce Rossa ha una sede, dove tutti i soldini vengono presi, messi su un conto. Quando avremo 110.000 euro, perché l'ambulanza attrezzata costa così, compreremo un'ambulanza da regalare a un paese che ne ha particolarmente bisogno o che ha patito più di altri il Covid, lo sai. E quindi questa è la mia maniera di passare l'estate. Attenzione, perché più incasseremo, più la probabilità che l'ambulanza non venga usata c'è, perché più l'ambulanza costa, alla fine la pagheremo 130, mettono anche il paziente dentro. In questo modo l'ambulanza non serve a noi, perché noi dovremo per forza rimanere. Guarda che ti sta facendo un applauso qua. Guardali, faccio vedere, guardali. Guardali. Eccoli qua. Ma per forza, fanno bene. Perché ragazzi, qua c'è, ci sono quelli che hanno fatto qualsiasi cosa come Enzino, che hanno raggiunto i successi dei successi, hanno fatto tutto quello che si poteva fare, e però ci sono quelli che hanno, quelli che non gli basta mai, che devono per forza, e invece Enzino è sereno e dice, sapete cosa c'è? Che io voglio aiutare gli altri, ma ve lo garantisco, cioè, è proprio, lo sa, vabbè, si sa, non devo dirlo io ovviamente, però si sa. Senti, io ti ringrazio, Marco. Aiutare gli altri non fa bene solo agli altri, aiutare gli altri fa bene soprattutto a me, e fa bene soprattutto a noi quando aiutiamo gli altri. Io non pensavo a una motivazione valida per vendere dei pensieri messi lì a caso con qualche autoscatto. Io ho detto no, non ho bisogno di 5.000 euro della vendita di 10.000 copie, me lo porto in giro, faccio la mia serata, riprendo un contatto col pubblico, nello stesso tempo l'acquisto dell'ambulanza, quando verrà, quando succederà, poi verrà documentato, non per fare bello me, ma per ringraziare tutti quelli che l'ambulanza l'avranno comprata con le proprie donazioni. Senti, allora, quando mi guardavi, ho pensato una cosa e poi chiudo, quando mi guardavi, riguardami un attimo, ecco, perché tu dici, ma a me non piace avere un profilo online, in questo momento che sei girato hai un profilo online, basta, queste sono le mie battute terribili, che loro sanno, infatti in casa mi dicono, meno male che non fai il comico, sennò saremmo morti di fame, lo so, vabbè, tu lo sai anche tu. Che è così. È questo il profilo, quindi è questo, quando mi chiedono il profilo devo mettermi così. Sì, infatti se ci pensi non l'hai mai fatto, quando ti intervistano online, non l'hai mai fatto, giusto? È perché era quello, capito? Vabbè, sentite ragazzi, me lo fate una... Guardali, qua sono già pronti con l'applauso, guardali, arrivano, guardali, eccoli, live! Sono tutti live, qua, sono tutti live, e ce ne sono altri, perché le Certe Armate ruotano. Enzino, allora, ti vengo a trovare, e non solo, se riesco a incrociare qualche data, vengo anche le tue date, perché non vedo l'ora di vederti anche dal vivo così, proprio seduto sulla sedia, che ti guardo, che è bello. Ti manderò dai, una tournée appena sarà definita, così la pubblicizzerai nel tuo programma. Sicuro, più che sicuro. Martino. Grazie Enzino, grazie, un applauso Enzino Iacchetti. Ciao, grazie. Ciao Marco. Saluta i tuoi ragazzi, ciao! Eccoli, saluto a tutti!